abbiamo portato a Pietrasanta un evento di un certo livello, oggi sono 400 atleti di livello nazionale, e è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare alla città di Pietrasanta, alla Versilia in generale, perché insomma siamo riusciti a portare un qualche cosa che lega ancora di più lo sport con Pietrasanta e con tutto il territorio. Sono parole cariche di soddisfazione quelle del presidente dell'Atletica Pietrasanta Matteo Mattei nel commentare la due giorni delle finali a bronzo degli assoluti per società che si sono svolte nel rinnovato impianto Falcone Borsellino di via Pisanica. Un successo andato al di là dei risultati sportivi, di per sé strepitosi, con il record italiano nel lancio del disco di Daisy Osaque, e che ha confermato come la provincia di Lucca sia una delle punte di diamante per l'organizzazione di questo genere di eventi. Sono manifestazioni su cui bisogna investire. Io credo, dopo essere stato qui, che questo campo di Pietrasanta, possa ospitare altre manifestazioni, soprattutto in periodo destagionalizzato, perché portano poi tanto afflusso di gente in impianti molto belli, e un'Italia che è bellissima, che va valorizzata, e serve anche il binomio sport e turismo, perché bisogna portare gente nelle nostre bellissime realtà. Presente anche la squadra della Virtus Lucca, che nonostante alcune defezioni è riuscita a portare in gara atlete di alto livello. Abbiamo avuto degli infortuni prima della gara, prima della manifestazione e anche durante, che ci hanno costretto a sostituire delle atlete in gara, però quelle, ci tengo a sottolinearlo, che quelle che hanno sostituito le titolari si sono comportate benissimo, hanno dato il massimo, e quindi siamo orgogliosi e fiduciosi anche in un buon risultato, anche se questo non era l'obiettivo principale in questa occasione.